Ci sono stati i pullman che arrivavano da Barletta, da Foggia, e c'era pure Magor. Vediamo questo servizio realizzato da Matteo Magor a Pontida. E ora il momento più atteso. Lui ha lasciato la poltrona, ma ha mantenuto la dignità. Lui ci mette anima e cuore! Occhio. Anima e cuore! Qua si stava a dare un bacio in bocca con lei, per tante volte capita questa situazione con Salvini. Ha fatto una rabbona. Per la sua gente! Ma la sua gente ora deve essere al suo fianco! Questa è l'Italia che vincerà! Vincere! Se tornasse oggi su questa terra e vedesse chi si riempie abusivamente la bocca di parole come sinistra, democrazia e comunismo, una persona integerrima come Enrico Berlinguer si rivolterebbe nella tomba. Vabbè. Ormai si può dire tutto e tutti possono dire tutto. Abituiamoci a questa cosa, anche se è sempre complicato. E andiamo avanti. E oggi io vi chiedo di non mollare mai nel nome dei vostri figli e dei vostri nipoti. Avanti ragazzi, avanti, facciamo passare davanti i bimbi, le mamme e il papà. Mai più bambini rubati alle loro famiglie. Vinciamo elezioni, elezioni. Veniamo dalla Puglia, dalla Sicilia, Sarra Capriola, il paese dell'olio e del vino buono, il paese nostro del sud. È un movimento che abbiamo creato noi giù in provincia di Foggia. Il programma qual è? Noi sudisti, noi bisogna, abbiamo l'agricoltura, che bisogna puntare molto sull'agricoltura, abbiamo il turismo, le cozze. Oh, le cozze sono programma politico, non dire che... Io sono nato a Camerata di Todi numero 45, e poi mi hanno saputo a tutti i leghisti di Todi. Non ti dico quello che è successo, che gli italiani hanno aperto gli occhi, come la barzelletta che sta sul telefono di Pierino. Non è la barzelletta, che la maestra gli ha detto a Pierino: sei comunista? Dice sì. C'aveva. Bisogna fare, diciamo poco e facciamo tanto, anziché fare tanto, dire tanto e fare poco. Invece chi fa e fa. C'era Gattini che erano comunisti, poi è arrivato il capo lì, ragazzi, si chiama lì. Zingaretti, quando viene la maestra gli deve dire essere comunista. A questo punto il figlio gli ha detto, dice qua, Marco, dice i Gattini, sono dei Salvini. Dice, ma perché? Perché in questo frattempo hanno aperto l'occhio. Che ti toglie il precariato, fare lavorare a persone che hanno voglia di lavorare, e secondo eliminare chi non ha voglia di fare niente. Licenziamento subito a tronco. Questa è una battaglia per il lavoro, questa di quelle forti. You understand? Ma che sta a giocare? Questa, do you understand? È una roba. Io dico che gli italiani hanno bisogno di legalità, di serietà, di parola, di persone serie, di lavorare seriamente. Io sono uno di loro.